incessante ha reso fangoso il campo di gioco. Amici sportivi, buonasera dal vostro Gianni Pinoli. E anche oggi per il commento tecnico l'impareggiabile Sandro Manini. A te la linea, Sandro. Ok Gianni, buonasera a tutti gli spettatori. Campionato Master Serie B, 20ª partita. L'incontro di oggi vede in campo il Dortmund contro l'Internazionale. La squadra con la divisa gialla è scesa in campo. L'incontro sta per cominciare. Sulla destra del campo si schiera l'Internazionale, mentre dalla parte opposta, sulla sinistra del teleschermo, si schiera l'arbitro, fischia il fallo. Tiro! È un corner. Hanno un'occasione da gol. Gioco. Sì, è scattato troppo presto. L'allunga di testa. Ottima prova del portiere. Ce la mette tutta. Entra in scivolata. Cerca di anticipare l'avversario. Sono trascorsi 15 minuti del primo tempo. Possessa del pallone. Del portiere. No, è fuori. Non può mangiarsi un gol così. Effettua un passaggio con la testa. Tiro!
Ecco un'occasione. E tira! Palla in aria. Hanno un'occasione da gol. Passano dietro la palla. Tengono la palla. Ottimo controllo di palla. Buona la difesa. Calcio d'angolo. Hanno un'occasione da gol. Palla in aria. Palla alta. Centro. La alza, si è così concluso il primo tempo. E ora, durante l'intervallo, sentiamo un commento sul primo tempo. Il risultato è 0-0. Nessuna delle due squadre ha ancora segnato. Sandro, che ne pensi della partita? Ma personalmente vorrei vederli più aggressivi in attacco. Grazie mille, Alessandro. Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questo secondo tempo. L'arbitro fischia all'inizio del secondo tempo. Brutto fallo. Sandro, ti sembra la posizione ideale per un bel tiro? Beh, considerando le capacità del giocatore, penso che abbiano buone probabilità. Rimessa del portiere. Rimessa dal fondo. Ma quale fuorigioco? Ed è calcio d'angolo. Hanno un'occasione da gol. Bel passaggio, si impossessa del pallone. Ecco il segnato! Gol! Un tiro grandioso! L'Internazionale è in vantaggio. Bene, vediamo il replay. Si gira su se stesso. Ha un'ottima visione di gioco. Hanno un'occasione da gol. In scivolata. Mantiene il possesso. Ecco la rimessa laterale. Palla al centro. E tira! Palla in aria. Hanno un'occasione da gol. Potrà farcela da qui. Passa indietro. L'Internazionale allunga le distanze. Rivediamo l'azione al rango. Prova il tiro. Rimessa laterale. Mantiene il possesso. Si apre un corridoio per il passaggio in avanti. Rimessa del portiere.
spazio. Ecco la rimessa laterale. C'è un po' di agitazione in panchina. Forse ci sarà un cambio. La alza, palla alta. Tiro! Riesce a penetrare. Sta studiando la situazione. Hanno un'occasione da gol. Palla in aria. Si allarga sulla sinistra. Ottengono un calcio d'angolo. Ha trovato un varco. Si impossessa del pallone. Devono riuscire a chiudere quel varco. Si impossessa del pallone. Palla verso il centro. Ottimo passaggio. Rimessa laterale. La alza. Buon possesso di palla. Tiro! Ed è fallo. Tocco verso il centro. Fine della partita. L'Internazionale riesce a vincere un incontro davvero difficile. Allora Alessandro, quali sono le tue impressioni sulla partita? Ah, è stato un bellissimo incontro. Entrambe le squadre meritavano la vittoria. Ok Sandro, grazie per il tuo commento tecnico. È arrivato il momento di chiudere il collegamento. Un saluto a tutti dal vostro Gianni Pinoli. Come sempre, il commento era affidato al nostro Sandro Manini. Grazie Sandro. Grazie Gianni e arrivederci a tutti. Bene, arrivederci a tutti gli amici sportivi in ascolto.